Buonasera cari amici di Fede Cultura, benvenuti a questo nuovo appuntamento e come sapete bene dai nostri annunci, questa sera abbiamo come ospite il professor Roberto De Mattei e parleremo di questo suo volume recentemente pubblicato dalla nostra casa editrice dal titolo molto, molto chiaro, molto evocativo, Dio castiga il mondo? Punto di domanda. Il sottotitolo, La fede di fronte al mistero del male. Prima di passare con la parola al professor Zenone, vorrei presentare brevemente il nostro ospite. Il professor Roberto De Mattei è uno storico, ha insegnato nelle università di Roma alla Sapienza, a Cassino e all'Europea di Roma. Tra il 2003 e il 2011 è stato per due mandati vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presidente della Fondazione Lepanto, direttore della rivista Radici Cristiane e dell'Agenzia di Informazione Corrispondenza Romana. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, quali l'Osservatore Romano, Libero, il Giornale d'Italia, Il Tempo, Il Foglio, ed è autore di oltre 30 libri tradotti in varie lingue. E con la nostra casa editrice ha pubblicato anche un altro testo, Vicario di Cristo, come fa presagire il titolo, sulla figura del Papa, del Pontefice. Si tratta, questo volume è in realtà presenta anche il contributo di altri autori molto noti nel mondo della tradizione cattolica, li elenco velocemente, Padre Serafino Lanzetta, Monsignor Antonio Livi, Corrado Ognerre, Padre Giovanni Cavalcoli e Cristina Siccardi, tutti i contributi di questi grandi autori che orbitano intorno al problema del male, del castigo di Dio, della teodicea, no, dicono i teologi, cioè appunto di quella branca della teologia che si occupa di risolvere, di conciliare l'apparente contraddizione tra l'esistenza di un Dio buono, misericordioso e l'esistenza del male nel mondo. Lascio dunque la parola, qualche parola di introduzione al professor Zenone. E iniziamo, ecco, entriamo nel vivo della nostra diretta, ricordando a tutti voi, sia alle persone che ci seguono sul canale YouTube, su Facebook, ma anche nella libreria, nella sala della libreria L'Isola del Tesoro, questo è uno dei nostri appuntamenti, ecco, anche in presenza, della possibilità, ecco, di poter intervenire con le proprie domande, con le proprie osservazioni. Bene. Grazie Gaetano, grazie Roberto di essere venuto qui, è stata un po' di tribolazione per arrivare a tempo, ma ce l'abbiamo fatta, e sempre quando ci sono delle cose importanti qualche rogna viene fuori, ma siamo qua insieme e siamo amici, e la cosa più bella è essere amici nella buona battaglia che combattiamo insieme per il tratto di strada o per il tratto di trincea in cui siamo chiamati a combattere. Ecco. E in questo momento l'occasione è buona per parlare proprio della giustizia divina e quindi anche non solamente della sua misericordia. Qui dietro di noi abbiamo il quadro della Divina Misericordia, ma della giustizia di Dio che comporta anche il fatto che Dio castighi. Un modo di esprimersi che non piace molto al mondo di oggi, nemmeno al mondo clericale, anzi oggi guai parlare di castighi di Dio, si viene cacciati da Radio Maria, si viene marginalizzati, considerati dei talebani, poi non capisco perché talebani, perché sono musulmani, noi siamo cattolici, ma comunque... Questa è la terminologia con cui a volte ci chiamano. Pazienza. Noi sappiamo che ci guardiamo
guardiamo intorno, c'è pieno di sofferenze, c'è il terremoto, c'è stato il coronavirus, ci sono state e ci sono ogni momento, c'è stato l'AIDS che è scoppiato un po' di anni fa e qualcuno giustamente diceva che era un castigo divino per chi si comportava in un certo modo. E qualcun altro invece non era molto d'accordo. Ma la Chiesa ha qualche cosa da dirci, la Chiesa di sempre, non la moda ecclesiastica del momento, ha qualche cosa da dirci in proposito? Oppure siamo in preda completamente delle mode mondane ed ecclesiastiche allo stesso tempo? Caro Roberto, grazie di essere con noi. Grazie, grazie soprattutto per l'invito a Giovanni Zenone, grazie per l'invito di questa sera, ma grazie soprattutto per aver ripubblicato un libro che apparve qualche anno fa dal titolo Il Mistero del Male e che oggi esce arricchito di nuovi contributi, appunto con il titolo Dio castiga il mondo, la fede di fronte al mistero del male. Queste riflessioni sono nate nel lontano, ma non tanto, 2011, quando nel corso di una rubrica mensile che tenevo a Radio Maria, proposi una riflessione sul mistero del male che prendeva spunto dal terremoto, maremoto, dallo tsunami, no, che aveva allora colpito il Giappone. Però io in quel momento ero vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, malgrado avessi parlato a Radio Maria a titolo assolutamente privato, senza coinvolgere in alcun modo, diciamo, quell'organismo, però questa trasmissione suscitò una marea di violente polemiche, giunte perfino a una raccolta di firme. Furono raccolte, mi sembra, oltre 10.000 firme per chiedere delle interrogazioni parlamentari, anche, no? Per chiedere le dimissioni dalla carica che ricoprivo. Dimissioni che però, come dire, non ci furono, mantenne, diciamo, il posto, e poi raccolsi quegli interventi. Disastri naturali, sciagure collettive, catastrofi, diciamo, di ogni genere si sono succedute e quindi rendono, a mio parere, la riflessione su questo tema forse oggi più attuale di quanto non lo potesse essere nel 2011. E ciò di cui mi rendo conto sempre di più è che mentre un tempo gli uomini erano capaci di leggere, diciamo, il linguaggio di Dio, i messaggi divini in tutti gli avvenimenti che sfuggivano alla loro volontà, oggi si è persa questa capacità di leggere i messaggi di Dio, perché si è persa una nozione importante e profonda della nostra fede, secondo cui tutto ciò che accade ha un significato, nel caso non esiste, tutto ciò che accade è voluto o permesso da Dio. E Dio si esprime anche attraverso il linguaggio del simbolo. Noi viviamo in un'era di razionalismo e poi di post-razionalismo che ha dissolto il linguaggio del simbolo o comunque lo ha sostituito con nuove forme di comunicazione sociale, che sono quelle dei talk show, dei tweet, forme, diciamo, di espressione che si propongono di creare emozioni, di suscitare sentimenti che però non vanno a cogliere la ragione profonda delle cose. Mentre invece, ecco, il sistema simbolico cristiano è quello della Divina Provvidenza. Divina Provvidenza che non è altro che Dio stesso, considerato in uno dei suoi attributi. Quando diciamo Divina Provvidenza, diciamo Dio, ma è Dio considerato nei rapporti, nelle relazioni che ha con l'universo, con quell'universo che non solo ha creato dal nulla, ma mantiene, ordina, dirige a un fine, per cui tutto ciò che accade viene da Dio e da Dio è ordinato alla sua gloria. Anche il male, anche le sofferenze, anche ciò che sfugge alla nostra ragione, sotto questo aspetto rappresenta un mistero. Per questo parliamo di un
mistero, un mistero del male. Però sappiamo che per un cattolico ogni discorso non può che cominciare da Dio e finire con Dio, proprio perché Dio si occupa delle sue creature e se ne occupa anche premiando o castigando quelle creature razionali e libere che compiono degli atti meritori o commettono delle colpe. Per cui il catechismo di San Pio X insegna, ma il nuovo catechismo non lo smentisce, il catechismo di San Pio X dice che Dio premia i buoni e castiga i cattivi perché è giustizia infinita. E la giustizia è una delle infinite perfezioni di Dio, così come la misericordia, ma l'infinita misericordia di Dio presuppone la sua infinita giustizia. Però tra i cattolici, come osservava giustamente Giovanni Zenone, l'idea di giustizia, così come l'idea di giudizio divino, è spesso rimossa. Ma noi dobbiamo fare uno sforzo per rimetterla in memoria, questa idea di giustizia, ricordando che la dottrina della Chiesa insegna l'esistenza di due diversi giudizi che comunque attendono l'uomo, ognuno di noi individualmente preso al termine della sua vita. Prima il giudizio particolare a cui ogni anima è sottoposta al momento della morte. L'anima si separa dal corpo e immediatamente è sottoposta a quello che la dottrina chiama il giudizio particolare. E poi, alla fine del mondo, il giudizio universale a cui saranno sottoposti tutti gli uomini, non solo in anima, ma in anima e in corpo. E qualcuno potrebbe chiedere, ma perché sono necessari due giudizi? Cioè, perché è necessario un giudizio universale, dato che comunque questo giudizio universale non cambia il giudizio particolare? Ogni anima è giudicata immediatamente nel momento della sua morte, perché deve essere rigiudicata una seconda volta? Non basterebbe solamente un giudizio. E una risposta profonda ce la dà San Tommaso d'Aquino, che è sempre un punto di riferimento, che dice questo: ogni uomo è una persona a sé, però nello stesso tempo fa parte di tutto il genere umano, perciò gli si deve un duplice giudizio. L'uno, appunto chiamato particolare, che è quello che riceve secondo quello che lui ha fatto durante la sua vita individuale, anche se comunque questo giudizio e diciamo le conseguenze di questo giudizio riguarderanno solo l'anima e non il corpo, quindi sarà comunque un giudizio, diciamo così, la remunerazione sarà parziale. Però ci deve essere un secondo giudizio che invece ci riguarda in quanto noi facciamo parte del genere umano. E che cosa significa? Cosa significa questo? Significa che è vero, dice San Tommaso, spiega, che la vita umana dell'uomo termina con la sua morte. Quindi dopo la morte noi non possiamo commettere più atti buoni o cattivi, però in realtà la nostra vita in qualche modo si prolunga anche nel futuro, perché continua a vivere nella memoria degli uomini, a cominciare dai nostri figli, dai nostri nipoti, da chi ci ha conosciuto, e non solo nella memoria, ma continua anche negli effetti delle proprie opere. San Tommaso fa l'esempio del grande eretico Ario, no? Ma noi potremmo dire Martin Lutero, che San Tommaso non conosceva, o altri eresiarchi. Allora, le conseguenze delle opere di Ario, di Lutero, di Robespierre, di Lenin, dureranno fino alla fine del mondo. Perché? Perché il loro esempio, le loro idee, non sono terminate con la loro morte. Così come, a contrario, fino alla fine del mondo si dilata la fede, la predicazione degli apostoli, San Paolo, Sant'Agostino. Ecco, io sto parlando di San Tommaso. San Tommaso, attraverso le mie parole, sta continuando, diciamo, a fare del bene alle anime
molti secoli dopo la sua morte. Ed è per questo che il giudizio di Dio non si conclude con la morte, ma si estende fino alla fine dei tempi, perché fino alla fine dei tempi si potrà estendere l'influenza buona o cattiva degli eletti o dei reprobi. Quindi, quando ci sarà il giudizio universale, San Benedetto, San Francesco, San Tommaso saranno, che hanno già ricevuto il loro giudizio particolare, quindi stanno, la loro anima sta già in paradiso, ma in quel momento, il momento del giudizio universale, davanti a tutti, diciamo, a tutto il genere umano, saranno lodati e premiati per tutto il bene che hanno continuato a fare fino alla fine del mondo, così come, al contrario, ci sarà un processo a tutti gli eretici, gli apostati, gli scismatici, i peccatori incalliti, i penitenti, che dovranno essere puniti anch'essi, anche se già sono stati condannati all'inferno, ma dovranno essere puniti per tutto il male che hanno continuato a fare fino alla fine del mondo. Questo è il significato del giudizio universale. E questo giudizio universale, a differenza di quello individuale, che è il momento in cui noi ci troveremo da soli, tu a tu con Dio, e invece nel giudizio universale noi ci troveremo di fronte a tutti gli uomini che dall'inizio della creazione saranno presenti, Adamo ed Eva, saranno presenti i patriarchi, i profeti, saranno o tutti coloro che ci hanno conosciuti, sarà un grande giudizio pubblico. Saranno presenti naturalmente gli angeli, i santi, oltre al nostro Signore, la Beatissima Vergine Maria. E il Vangelo dice che nulla vi è di nascosto che non sia palesato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto. E qua uno si pone il problema, certo... diciamo, però i buoni allora saranno un po' svergognati perché anche, diciamo così, un santo potrebbe aver commesso dei peccati, dei brutti peccati, ma dicono, diciamo, i teologi che verrà steso, diciamo, un velo di oblio, per non saranno manifestate le cose, diciamo, gli eventuali, diciamo, di peccati commessi dai santi nella loro vita, mentre invece quelli che saranno svergognati saranno i peccati dei reprobi, dei cattivi. Perché è giusto che quelli che hanno guadagnato il cielo siano glorificati davanti agli uomini, e che invece gli empi, i perversi, coloro che davanti agli uomini hanno condotto una vita apparentemente felice, ma che poi hanno perso, diciamo, l'anima, è giusto che siano pubblicamente disonorati. E un grande teologo come il padre Schmaus, che anche il Monsignor Piolanti, che ha fatto la voce del giudizio universale sull'Enciclopedia Cattolica, il padre Schmaus è stato un correlatore di Joseph Ratzinger, e dice che nel giudizio universale si parlerà anche dei sistemi politici, ideologici, delle opere culturali, artistiche, scientifiche degli uomini, perché saranno giudicate anche loro, cioè tutto ciò che è stato fatto, o di buono o di cattivo, sarà giudicato. Siccome l'uomo nasce e vive all'interno di una famiglia, all'interno di una nazione, all'interno di una civiltà, e la nostra azione contribuisce o nel bene o nel male a trasformare la vita di una famiglia o di una nazione o di un popolo, anche questi popoli e queste nazioni andranno giudicati nella loro cultura, nelle loro istituzioni, nelle loro leggi, nella loro storia. Questo è un punto importante, cioè un popolo che è rimasto fedele nei secoli a Dio sarà giudicato diversamente da un popolo che ha voltato le spalle a Dio, che gli è stato infedele. Però, a differenza degli uomini che saranno
puniti o remunerati nell'eternità. I popoli, le nazioni non, come tali non hanno eternità e quindi riceveranno il loro giudizio, il giudizio universale, però la loro punizione o il loro premio l'avranno già ricevuto nel corso della storia. Perché mentre gli uomini appunto possono avere il loro castigo, il loro premio, sia in terra, ma soprattutto nell'eternità, le nazioni che sono prive di vita eterna vengono o punite o premiate solo in terra. Questo è molto importante per capire il significato del castigo, cioè alle nazioni, ai popoli, ecco, insisto su questo punto, un punto di cui parla anche Sant'Agostino, il premio o il castigo viene applicato non nell'eternità, ma solo nella storia. Ed è per questo che il popolo cristiano ha sempre considerato sciagure come i terremoti, le carestie, le epidemie, ma anche le guerre, diciamo le rivoluzioni, diciamo le sciagure collettive, come castighi divini. Nel caso di una, non so, una malattia che ha un singolo, non è necessariamente un castigo, può essere anche una prova, anche un santo può essere provato da una profonda sofferenza per purificarsi nella prospettiva della vita eterna, per anticipare sulla terra il purgatorio, ma questo non vale per le nazioni. Le nazioni soffrono, se le nazioni soffrono sulla terra perché sono castigate, e se invece sono felici sulla terra è perché sono premiate. Per esempio il Medioevo fu un'età felice. Ci sono degli studi storici, non di storici cattolici, ma di storici... per esempio ricordo Alberto Tenenti, Ruggero Romano, che negli anni 60 hanno scritto dei libri interessanti su questo, che notano che nei cinque secoli grosso modo di Medioevo non ci sono state guerre diciamo come noi le intendiamo, ci sono state sì le crociate ad extra, ma c'è stata la lotta delle investiture, ma insomma, piccole guerricciole interne. Non ci sono state epidemie, non ci sono stati terremoti, non ci sono stati, insomma, è stata un'età, anche il clima era un clima molto temperato, molto tranquillo. In Inghilterra c'era la vite, la Groenlandia era una terra, diciamo, felice. E invece, con l'avvento dell'umanesimo, del Rinascimento, è cominciata un'epoca di, diciamo, di sofferenze storiche, cioè c'è un rapporto tra le rovine materiali e quelle spirituali. Il Signore lo ha manifestato, per esempio, a Santa Faustina Kowalska, santa della misericordia polacca, molto cara a Giovanni Paolo II, annunciandole il castigo, prima della guerra, il castigo di una città, della città di Varsavia, la capitale della Polonia, per i peccati che si commettevano, soprattutto il peccato di aborto, che era molto praticato alla fine degli anni 30, diciamo del Novecento, in Polonia, e Varsavia fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. E Giovanni Paolo II, in una... enciclica che conoscete tutti, la Evangelium Vitae, condannando l'aborto, dice che Dio non può lasciare impunito il delitto e dopo il delitto Dio interviene a vendicare l'ucciso. Sono parole molto forti da parte di Giovanni Paolo II, un Dio che vendica il peccato di aborto. Però Giovanni Paolo II esplicita con queste parole un concetto cattolico, e lo stesso Giovanni Paolo II scrive proprio in questo testo, cioè fa riferimento ai peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, di cui un tempo parlava il catechismo, che includono l'omicidio volontario che
che si rinnova ogni giorno, oggi negli innumerevoli aborti che vengono commessi in tutto il mondo. E poi ci sono altri peccati più gravi, i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, quindi non sto citando San Pio X, ma il nuovo catechismo di Giovanni Paolo II, esplicita, dice così: gridano verso il cielo, cioè chiamano la vendetta di Dio. Il sangue di Abele, cioè l'omicidio volontario, il peccato dei sodomiti, il lamento del popolo oppresso in Egitto, quindi l'oppressione dei poveri, insomma, il lamento del forestiero, della vedova e dell'orfano, l'ingiustizia verso il salariato. Non sono esattamente gli stessi, diciamo, che cita San Pio X, ma comprendono l'omicidio volontario e la sodomia. E sappiamo come Dio ha punito il peccato di Sodoma e di Gomorra con la distruzione di queste città. E allora qualcuno potrebbe dire: no, ma lì si trattava del Vecchio Testamento, ma poi nel Nuovo Testamento c'è un Dio di misericordia, di bontà. Però ricordiamo che nel Nuovo Testamento Gesù ammonisce severamente le città che rifiutano la sua predicazione, le Corazin, Bethsaida, Cafarnaum, le considera addirittura più colpevoli della stessa Sodoma, dicendo, dice le parole di nostro Signore sono queste: alla terra di Sodoma sarà usato minor rigore nel giorno del giudizio di quello che non è venuto per questa città come Cafarnaum. Perché dice, spiega anche perché, che se a Sodoma fossero stati operati i miracoli che sono stati compiuti in te, essa sarebbe rimasta fino a questo giorno, cioè non sarebbe stata distrutta Sodoma. Allora, ecco che da tutte queste considerazioni sorge una domanda: ma che cosa pensare di una società come quella contemporanea che ha fatto dell'omicidio volontario attraverso l'aborto e del peccato di Sodoma una regola pubblica, sociale, peccati introdotti nelle leggi, situazioni in cui chi si oppone pubblicamente a questi peccati collettivi viene marginato, viene perseguitato. E come non immaginare che a questo non segua inevitabilmente un castigo? Ho citato Giovanni Paolo II, ma potrei citare Benedetto XVI, che ha parlato più volte del castigo. Ha ricordato le parole che il Signore nell'Apocalisse rivolse alla Chiesa di Efeso, le ricordate Benedetto XVI nell'ottobre del 2005 per l'apertura del Sinodo dei Vescovi: se non ti ravvederai verrò da te e rimuoverò il candelabro del suo posto. Sono le parole dell'Apocalisse. E Benedetto aggiunge: anche a noi può essere tolta la luce, e facciamo bene se lasciamo risuonare questo monito in tutta la sua serietà nella nostra anima. E poi, dice sempre Papa Benedetto, se guardiamo la storia siamo costretti a registrare non di rado la freddezza e la ribellione di cristiani incoerenti. In conseguenza di ciò, Dio, pur non venendo mai alla sua promessa di salvezza, ha dovuto spesso ricorrere al castigo. Quindi Benedetto XVI usa il termine di castigo e aggiunge: è spontaneo pensare in questo contesto al primo annuncio del Vangelo, da cui scaturirono comunità cristiane inizialmente fiorenti che sono poi scomparse e sono oggi ricordate solo nei libri di storia. Non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra epoca? Cioè, lui si riferisce alla scomparsa di città, pensiamo ad esempio alla città di Cartagine, no? Cartagine devastata dai Vandali, poi sommersa dall'Islam. Sappiamo che era la città dell'impero romano dove più si praticava il vizio della sodomia. E insomma, l'Africa settentrionale, che era terra cristiana,
è stata, cioè il cristianesimo è stato cancellato da quella terra e ha subito quella terra un profondo processo di decadenza, secoli sotto l'Islam. Benedetto XVI avverte che questo stesso destino potrebbe toccare ai popoli europei. Dice: no, non sono le parole sue, non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra epoca. E un altro discorso del 18 maggio 2011, sempre Benedetto XVI, ricorda il fatto che il Signore cercava un minimo di 10 giusti nelle città di Sodoma e Gomorra, ma, dice Benedetto, neppure 10 giusti si trovavano in Sodoma e Gomorra e le città vennero distrutte. Una distruzione paralmente testimoniata come necessaria proprio dalla preghiera della intercessione di Abramo, perché proprio quella preghiera, dice, spiega, ha rivelato la volontà salvifica di Dio. Il Signore era disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un male totalizzante e paralizzante, senza neppure pochi innocenti da cui partire per trasformare il male e il bene. E quindi spiega Benedetto XVI in maniera profonda il problema, dice, non è quello di sfuggire alla punizione, al castigo, ma di essere liberati da quel male che produce il castigo. Dice testualmente: non è il castigo che deve essere eliminato, ma il peccato, quel rifiuto di Dio e dell'amore che porta già in sé il castigo. Quindi io ho citato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, per due papi, diciamo, recenti, che non hanno mancato di ricordare questa idea di castigo. E quindi io magari vado verso la conclusione per dare eventualmente la possibilità. C'è anche lo spazio per le domande. Fare, sì, diciamo, sì. Qualche domanda, no? Però la prospettiva del castigo è presente nell'insegnamento dei grandi teologi come San Tommaso d'Aquino, è presente nell'insegnamento dei papi di sempre, ma diciamo di quelli contemporanei come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma è una prospettiva, quella del castigo, che è soprattutto presente in quello che è il più grande messaggio divino dei nostri tempi, degli ultimi secoli, che è quello di Fatima. Quando parliamo del messaggio di Fatima, parliamo di un messaggio che è stato riconosciuto, le apparizioni di Fatima non solo sono state come apparizioni riconosciute ufficialmente dalla Chiesa, ma il 26 giugno dell'anno 2000, regnante Giovanni Paolo II, io ricordo ero presente alla conferenza stampa in cui il cardinale Ratzinger ha ufficialmente presentato come autentico e come attuale il terzo segreto di Fatima, cioè ha presentato tutti e tre i segreti, comprendente, diciamo, il terzo. Quindi ci troviamo di fronte a delle parole che noi siamo certi essere provenienti dal cielo, le parole della Madonna a Fatima. Non sono così rivelazioni private, diciamo, dubbie, discutibili, verificabili, ma sono ufficialmente riconosciute da tutti i papi del Novecento, successivi al 1917, da Pio XI a Papa Francesco, e che hanno quindi un valore molto importante. E il messaggio di Fatima consta, come sapete, di due visioni. La prima è la terribile visione dell'inferno, cioè il castigo individuale dei peccatori. E poi il terzo segreto, che è la seconda visione, ci mostra un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, che con la mano destra indica la terra, ripetendo per tre volte, con una voce molto ferma e forte, la parola penitenza, 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 mentre i pastorelli hanno visto Suor Lucia, anzi in questo caso, perché stiamo parlando del terzo segreto, ha visto sacerdoti, religiosi,
laici e diciamo il Papa che li guidava a cadere colpiti a morte ai piedi di una grande croce. Ecco, mentre mostrava loro queste visioni, la Madonna, perché queste sono visioni, ma poi ci sono le parole della Madonna, e le parole sono queste: Dio sta per castigare il mondo, ecco la parola castigo che ritorna, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirlo verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace, altrimenti la Russia spargerà i suoi errori nel mondo promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. Infine i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte, infine il mio cuore immacolato trionferà. Questo è, diciamo, il messaggio di Fatima. Che cosa ci ricorda? Ci ricorda che sull'umanità incombe come una spada di Damocle un terribile castigo. E il messaggio di Fatima ci ricorda che la morte, che tutti i mali, tutte le sofferenze hanno la loro origine nel peccato, ma siccome non c'è solo la visione dell'inferno, ma c'è anche la visione di quella tragica visione di una collettività intera cattolica che viene annientata, e poi parla dell'annientamento delle nazioni, ci ricorda che il peccato pubblico è più grave di quello individuale e che Dio punisce i peccati sociali come sempre li ha puniti nella storia, cioè con i flagelli delle malattie, delle guerre, della fame, delle sciagure naturali, e questo lo fa perché Dio punisce o premia le società nel loro orizzonte terreno. E se il mondo non si pente, e soprattutto potremmo dire se gli uomini di Chiesa, che avrebbero il dovere di ricordare questa verità, tacciono, i castigi che all'inizio possono essere anche inflitti in maniera mite per risvegliare, diciamo, gli uomini, sono destinati ad aggravarsi sempre di più, fino ad arrivare all'annientamento di intere nazioni, perché questa è l'espressione della Madonna nel messaggio di Fatima: diverse nazioni saranno annientate, non sappiamo quali, come, però sappiamo che questo è un orizzonte tragico. E ripeto, Fatima non è un romanzo apocalittico, è un annuncio divino riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa. E quindi, e concludo per lasciare lo spazio a qualche domanda, noi dobbiamo amare non solo la misericordia di Dio, ma anche la sua giustizia, perché se tralasciamo la sua giustizia per affidarci solo alla sua misericordia, ci priviamo di quel timore di Dio che è l'inizio della sapienza. E purtroppo oggi molti di coloro che ignorano la dimensione della giustizia di Dio, ma parlano solo della misericordia, invece del timore di Dio che la giustizia divina ispira, manifestano un timore del mondo, perché in realtà nasce psicologicamente questo atteggiamento di buonismo da una mancanza di coraggio nell'opporsi a quelle che sono le leggi e le mode del mondo. Ma ha timor di Dio chi rispetta la legge divina e naturale, chi non la rispetta o la ignora è privo di timore di Dio. E quindi noi dobbiamo amare e rispettare la giustizia di Dio, proprio per poi poterci affidare pienamente alla sua misericordia, perché è chiaro che l'ultima parola di Dio è una parola di misericordia.
Questo Sant'Agostino dice, usa una bella frase, dice: avete paura di Dio, salvatevi tra le sue braccia. E potremmo dire: abbiamo paura dei castighi che incombono sulla umanità. Qualche volta, no, c'è un sentimento di tremore. Beh, salviamoci tra le braccia della Madonna, perché la Madonna che ha annunciato questi castighi ha annunciato anche il trionfo del suo cuore immacolato e ci ha invitato a rifugiarsi nelle sue braccia quando ha usato questa espressione che deve, diciamo, riempire il cuore non di spavento ma di grande fiducia, quelle parole: infine il mio cuore immacolato trionferà. Nel 2017, quindi 5 anni fa, io ricordo che era il centenario di Fatima e se ne parlava, c'è stato qualche libro, qualche conferenza, qualche convegno dedicato a Fatima, ma mi sembra che negli ultimi anni anche nel mondo tradizionalista di sentire parlare sempre di meno, cioè Fatima sembra un messaggio un poco dimenticato, ed è per questo che anche oggi, in questa bella occasione di cui ringrazio ancora Giovanni Zenone, ho voluto parlare, anche perché costituisce in un certo senso il retroterra del libro che oggi presentiamo, e se siete interessati ad approfondire questi argomenti li potrete approfondire anche nella lettura del libro. Questo: Dio castiga il mondo, la fede di fronte al mistero del male. Grazie Roberto, bellissimo il tuo intervento, e io credo che sia veramente importante e cattolico parlare dei castighi di Dio e non parlare della misericordia, perché, come insegna un padre spirituale, il demonio davanti alla tentazione dice: ricordati della misericordia di Dio, quindi comincia con la misericordia, e così tu, fidando della misericordia, ti tuffi a peccare. Dopo che hai peccato, dice questo padre spirituale, ti accusa e ti dice: adesso ricordati del giudizio di Dio, e ti terrorizza perché ti meriti il giudizio e il castigo. Invece Dio che cosa fa con il cristiano davanti alla tentazione, con l'angelo custode, come vogliamo? Davanti alla tentazione ti dice: ricordati del giudizio di Dio, e quindi ti fa venire voglia di non peccare, perché sai che c'è il giudizio. E dopo che invece hai peccato, eventualmente, dopo che hai peccato, non ti accusa, ma ti dice: adesso ricordati della misericordia di Dio. E quindi, siccome siamo in questa vita e non siamo già dopo, siamo ancora nel tempo della tentazione, le tentazioni sono ordinarie nella vita dell'uomo, non c'è salvezza senza tentazione, e quindi è anche giusto pregare il Padre nostro come si deve: non ci indurre in tentazione. Perché non indurci in tentazione? Beh, l'ha spiegato bene Gesù, e ci sono mille motivi, oltre che linguistici, anche teologici, per dire questo. Ma davanti alla tentazione, la prima cosa che dobbiamo fare per cercare di non cadere in tentazione è pensare alla giustizia di Dio, perché se cominciamo con la misericordia finiamo davvero nel trabocchetto del diavolaccio. Bene, adesso vorrei lasciare, adesso voi che siete in sala, Camilla vi sta distribuendo il foglietto per le domande, però già io propongo le domande. Saluto, adesso non posso fare l'elenco di tutti quelli che sono intervenuti, da Leone di Isernia, l'Aramei, RM, Eicle, tanti altri che siete intervenuti, ma voglio proporre alcune delle vostre domande. Vediamo se le riesco a pescare. Ecco, quella di Andrea Colombo, che dice: buonasera, una domanda per il professor De Mattei. Cosa ne pensa del giudizio universale di Papini? E soprattutto, se posso fare una seconda domanda, cosa pensa dell'affresco di Michelangelo della Sistina, evidentemente in rapporto a quello di cui parliamo questa sera? Conosco naturalmente il giudizio universale di Michelangelo, ma confesso di non conoscere il giudizio di Papini, e quindi non mi posso esprimere, anzi però sarei contento di ricevere dal mio, diciamo, interlocutore qualche notizia. Papini è un,
è uno scrittore vulcanico che, come sappiamo, ha avuto una fase della sua vita profondamente anticattolica, poi si è convertito, è autore di opere anche controverse. Non so qual è diciamo il tema di fondo di questa sua opera. E il Giudizio Universale di Michelangelo è un'opera straordinaria in cui si vede tutta, diciamo, la grandezza di questo artista. Certamente è un'opera in cui si respira direi uno spirito umanistico rinascimentale più che medievale. Qual è la differenza, diciamo, di fondo tra questo spirito? Che mentre questi autori dell'umanesimo del Rinascimento, e Michelangelo è uno dei più grandi, nelle loro opere anche religiose come questo, hanno voluto mettere in rilievo quello che potremmo definire l'aspetto naturale del giudizio, quindi sottolineando le forme, le espressioni, i modi. Se un autore medievale avesse dovuto, e qualche autore medievale sicuramente lo ha fatto, insomma, raffigurare il giudizio, sicuramente si sarebbe espresso in una maniera più simbolica, quindi attento più che alle forme da rappresentare, al messaggio e al significato da trasmettere. Però questo è un discorso che ci porterebbe lontani, e quindi qui mi fermo, sempre interessato però al Giudizio Universale di Papini. Sì. Tra l'altro, in quello di Michelangelo è singolare che le anime, per salire, si arrampicano attraverso una corda a grani, che è il rosario. Ed è molto, molto bello, molto interessante. Allora, poi c'è un'altra domanda che è di Marilena Mura: il modernismo e il relativismo dell'epoca di oggi potrebbero essere un castigo premonitorio? Sicuramente in questo senso, che naturalmente quando parliamo di castighi, noi pensiamo giustamente all'aspetto che più ci colpisce dei castighi, cioè l'aspetto che potremmo definire fisico, cruento, no? Una sciagura collettiva, un terremoto, una guerra. Però c'è una forma di castigo più profondo, se vogliamo più terribile, che è il castigo che colpisce non i corpi, ma le anime. E in questo senso potremmo dire che ogni peccato porta in se stesso il castigo. Il modernismo e il relativismo sono delle forme, sono dei peccati intellettuali che in loro stessi portano il castigo, perché il castigo consiste nello, parliamo ad esempio del relativismo, che ciò che in cui noi oggi siamo immersi, il relativismo porta con sé lo smarrimento delle anime, il disorientamento, la confusione che seguono la perdita di valori morali assoluti. In questo senso, e sotto questo aspetto, il castigo cruento, diciamo così, può essere un atto di misericordia, di enorme misericordia. Noi sappiamo, ad esempio, perché lo dice San Pietro negli Atti, che durante il diluvio universale ci furono molti che perirono ma che si convertirono. Noè per 120 anni aveva predicato, aveva invitato al pentimento, ma nessuno lo aveva ascoltato, ma molti di coloro che non lo avevano ascoltato al momento del diluvio si convertirono, perché è logico che l'anima tende ad elevarsi a Dio nel momento in cui subisce una sofferenza molto di più che in un momento in cui si è immersa nel piacere. E quindi in questo senso il castigo può essere una sorta di scossone salutare per le anime, portandole forse alla morte fisica, ma alla vita spirituale, cioè alla conversione. E sempre sotto questo aspetto,
è molto più drammatica, è un'epoca in cui è priva di castighi, un'epoca che è priva di castighi e in cui quindi la voce di Dio o l'intervento di Dio sembra assente. Sì. Vorrei ricordare comunque che nell'Apocalisse si parla delle piaghe e castighi divini dal cielo che cadono, e alcuni uomini alzano i pugni al cielo e invece che convertirsi come dovrebbero, si irrigidiscono così nella loro ostinazione, nel loro odio contro Dio, che poi si consoliderà definitivamente con la caduta delle anime nell'inferno. Esatto, vero, benissimo. C'è poi una domanda di Leone di Isernia. Cosa pensare del tremendo terremoto in Siria e in Turchia? Può essere considerato un avvertimento per risvegliare le nostre coscienze indurite dai suddetti peccati? Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì perché ogni catastrofe o ogni tragedia è in qualche modo permessa da Dio e quindi ha un significato. E il significato può essere proprio quello di farci riflettere sulla precarietà della nostra situazione, della nostra condizione umana, sulla fragilità della vita, sulla possibilità che un intervento improvviso manifestasse attraverso una esplosione delle forze della natura, ma noi sappiamo che la natura non è cieca, ma la natura ha un autore, questo autore è Dio, quindi nulla accade, diciamo, nella natura che in qualche modo non sia permesso da Dio. Quello che accade in questo momento in Oriente sia un messaggio rivolto ad Occidente. Noi abbiamo in questo momento un terremoto che oltretutto è stato un terremoto diverso da molti precedenti perché è stata una lunga faglia che si è allungata per centinaia di chilometri e che quindi mostra in sé la possibilità di propagazione che hanno, diciamo, di questi terremoti. Dall'altra parte noi abbiamo una guerra quasi nel cuore dell'Europa. La nostra vita tranquilla di ogni giorno sembra quasi circondata da eventi che non hanno ancora fatto irruzione nella nostra diciamo, vita, ma che in qualche modo ci interpellano, ci spingono alla riflessione. Quindi io credo che dobbiamo interpretare anche in questo modo il terremoto della Turchia e della Siria. Sì. Una cosa che mi viene in mente a me, quando è stato il tempo del lockdown, della paura per il coronavirus e via di seguito, tutto era sospeso, ma l'unica cosa che andava avanti come un treno in corsa era la pratica dell'aborto. Credo che sia un segno terribile come l'uomo sia capace, davanti ai castighi di Dio, come può essere un'epidemia, invece che di convertirsi, cercare di fare il meglio, di tornare a profondere le proprie energie per la salvezza, si è indurito nel male. Mi sembrano proprio quei pugni rivolti sì. Al cielo di cui parla l'Apocalisse. Sì. Allora, dalla sala è venuta una domanda che leggo ad alta voce. La mia personale esperienza, nonostante tutto, è che nella Chiesa ci sia ancora, almeno a livello di popolo, una grande attenzione a questi temi. Non certo nella maggioranza dei credenti, ma in quel piccolo resto che cerca di vivere il Vangelo con verità. Ritiene che questo resto possa ancora essere lievito per il mondo? Io penso che quello che viene detto, diciamo, dalla sala sia giusto, io lo condivido, anche perché sarebbe veramente terribile se così non fosse. Io credo che quello che accade nella storia, ci sono stati tanti castighi di diverso genere, c'è stato il diluvio universale, c'è stata la caduta di Gerusalemme, ad esempio, c'è stato il sacco di Roma d'opera dei Lanzichenecchi, ci sono state altre guerre, terremoti.
Però quello che accade in generale è questo, che effettivamente c'è una parte del popolo cristiano o non cristiano che, come prima è stato ricordato, rifiuta fino all'ultimo l'idea di castigo e quindi se anche Dio, se anche un angelo mi dimostrasse che questo, quello che succede, diciamo, viene da Dio, io non cambierò, io lo rifiuto, io quindi l'atteggiamento veramente diciamo perverso, diciamo, ed orgoglioso. Una parte si rende conto del castigo solamente nel momento drammatico della sofferenza e si converte, diciamo, in quel momento. Ma c'è un piccolo resto, se vogliamo definirlo in questi termini, che in un certo senso prevede, diciamo, il castigo, lo annuncia con la sua presenza, con la sua testimonianza, ed è grazie a questo piccolo, diciamo, resto che la vita, diciamo, continuerà. Io non credo che noi siamo che stiamo vivendo l'epoca della fine del mondo, perché non è questo il contenuto, il significato del messaggio di Fatima. A Fatima la Madonna dice, annuncia un castigo, ma annuncia anche un trionfo del suo cuore immacolato, che sarà la restaurazione della Chiesa, della civiltà cristiana, delle nazioni cattoliche. Parla di nazioni, a cominciare dalla Russia, una Russia che prima è strumento del castigo, ma poi è oggetto, diciamo, di conversione. E quindi c'è un futuro cattolico, ma questo futuro deve avere poi una materia prima. E da chi è composta questa materia prima? Sarà composta da questo piccolo resto che attraverserà in qualche modo la catastrofe e costituirà, diciamo, il seme su cui poi si ricostruirà la civiltà cristiana. C'è una domanda adesso di Fabio Fuiano che dice: vorrei chiedere se secondo lei c'è un legame tra i castighi di Dio e la divina provvidenza, e poi come recuperare una tale visione nel mondo cattolico. Certamente c'è un legame, proprio perché la divina provvidenza è la potremmo definire metaforicamente come la mano di Dio che opera nella storia ciò che la divina mente di Dio ha pensato e ha voluto fin dall'eternità. Tutto ciò che nella storia accade è voluto da Dio, anche ciò che da Dio è semplicemente permesso, però Dio lo ha voluto permettere, e quindi in qualche modo non è neanche impreciso dire che tutto quello che accade è voluto da Dio, e tutto quello che Dio vuole è unicamente per la sua gloria e per la salvezza delle anime. Ecco, in questa prospettiva, la prospettiva in cui tutto viene da Dio, tutto ritorna da Dio, tutto è ordinato alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime, anche i castighi hanno questo significato. Ogni castigo, i castighi svolgono, diciamo, un duplice ruolo, se vogliamo. Da una parte manifestano la gloria di Dio nel castigo noi possiamo proprio ammirare, contemplare Dio nel suo aspetto di infinita giustizia, quindi indipendentemente dalla salvezza, diciamo, delle anime, ma il castigo ci porta a dire Dio è giusto, Dio è intervenuto, Dio, di fronte a Sodoma e Gomorra, diciamo, distrutte dal fuoco, diciamo, l'animo del cattolico si rallegra, contempla, ammira, diciamo, la giustizia di Dio. Ma d'altra parte Dio è anche infinita misericordia,
E quindi l'infinito di misericordia si può manifestare o nella conversione, facevamo prima l'esempio del diluvio universale, ma anche uno potrebbe dire, ma magari e se a Sodoma e Gomorra nessuno si è convertito, e in che modo si è manifestata la misericordia di Dio? Si è manifestata nel fatto che interrompendo questi vizi, se anche queste, non sappiamo se ci sono state delle conversioni, forse ci sono state, ma comunque sia, le pene nel purgatorio si sono convertite o nell'inferno si sono dannate, comunque si sono abbreviate. Si sono abbreviate perché la cosa terribile è quando Dio, il castigo più terribile è quando Dio lascia che il male prosegua e che quindi i peccati degli uomini come singoli o delle società intere aumentino a dismisura. L'intervento di Dio è comunque benefico per le anime. Un'anima che un uomo o una donna che viene, come dire, sottratto alla vita, prima, per esempio, che possa compiere un peccato grave o un peccato più grave, beh, riceve un atto di misericordia di Dio. Non va, noi non sappiamo. Tante volte ci domandiamo sul mistero della morte degli innocenti, sul mistero della morte dei bambini, su tante cose che sfuggono alla nostra comprensione, ma che hanno un significato agli occhi di Dio, perché Dio certamente ci ama infinitamente e quindi tutto ciò che permette è ordinato non solo alla sua maggior gloria, ma al nostro maggior bene. Quindi Dio comunque va sempre, qualsiasi cosa accada, lodato e ammirato per tutto ciò che in maniera diretta o indiretta compie, vuole o permette. Sì, mi viene in mente che una delle obiezioni che delle persone che hanno o poca fede o una fede poco chiara fanno è: ma se qualcuno deve essere punito, perché vengono puniti in realtà, diciamo così, sparando nel mucchio, un terremoto, anche i bambini, anche gli innocenti? E io vorrei rispondere a chi fa questo genere di obiezione, che è comprensibile, che la misericordia di Dio ha colpito il più innocente di tutti, cioè Gesù Cristo, attraverso la passione, per pagare per i peccati di tutti gli uomini e per offrire loro la salvezza. E quindi anche il dolore innocente dei bambini o di chi anche non è bambino ma che è innocente non è inutile nell'ottica dell'eternità, ma anche di questa terra, in un senso espiativo e redentivo. Certo, ma giustissimo, e posso aggiungere proprio una citazione di San Tommaso che ha toccato questo aspetto della morte, diciamo, degli innocenti, e quindi dice San Tommaso: i bambini sono puniti con le pene temporali assieme ai genitori, per esempio in un terremoto, sia perché appartengono ad essi e sia perché in loro Dio punisce i genitori. E infine anche perché questo ridonda al loro bene, perché se dovessero sopravvivere sarebbero portati a imitare le colpe dei genitori e quindi meriterebbero pene più gravi. Ma potremmo poi aggiungere che il problema riguarda non solo i bambini, ma più in generale gli innocenti, perché muoiono tante persone buone. Il terremoto, ad esempio, colpisce, diciamo, il peccatore e l'innocente. Ma lì c'è una frase di De Maistre invece significativa, che lo riferisce, dice: ma è come in una guerra, le pallottole non distinguono il colpevole dall'innocente. Nel momento in cui il castigo non è individuale ma è collettivo, perché se fosse individuale giustamente colpisce il colpevole e non l'innocente, ma nel momento in cui è collettivo non può non colpire l'insieme di tutti, e colpendo l'insieme di tutti colpisce il colpevole e l'innocente. Ma questa, diciamo, questa sofferenza che accomuna il colpevole e l'innocente è una sofferenza puramente fisica, perché di fronte, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, spirituale, e poi Dio discriminerà il colpevole dall'innocente,
E dal punto di vista di Dio non esiste uomo innocente, perché dopo il peccato originale non esiste l'innocenza degli uomini. Allora uno potrebbe dire, chiedere, beh, ma io perché sono, devo essere colpevole dei peccati dei miei genitori, risalendo insomma di Adamo ed Eva? E là il discorso va rovesciato, perché come non è che Adamo ed Eva sono stati puniti, ma ad Adamo ed Eva sono stati sottratti dei beni, diciamo dei privilegi. Sarebbe come se una persona viene privata, diciamo, dai propri genitori, perché i genitori, non so, dissipano i propri beni, diciamo, economici. Questi beni economici però non erano un tuo diritto acquisito, per cui i genitori li hanno, prenditela con i genitori perché li hanno diciamo dissipati. Quindi Adamo ed Eva hanno dissipato un grande bene soprannaturale e preternaturale, ma dopo di loro tutti nasciamo con il peccato originale e tutti commettiamo dei peccati attuali, e quindi nessuno si può dire veramente innocente. C'è un'altra domanda dalla sala. Ringrazio per questa domanda. Si dice che Dio si serva spesso degli uomini, ma è pensabile che si serva degli uomini per castigare i loro simili, ferma restando la responsabilità dei primi? Dio si serve delle creature razionali, si serve degli uomini e degli angeli. Per esempio, noi sappiamo che San Tommaso spiega che per quanto riguarda i movimenti degli astri, tutto ciò che accade di naturale nell'universo, sono mossi, diciamo, dagli angeli, e quindi si può immaginare che per quanto riguarda terremoti o catastrofi di questo, maremoti, inondazioni, catastrofi di questo genere, Dio si serva di angeli decaduti, diciamo, di demoni per infliggere delle pene agli uomini, ma si serve anche di uomini nel caso, per esempio, di guerre, di rivoluzioni, di ciò in cui diciamo il ruolo degli uomini è importante. Il problema di fondo è questo, che il peggiore degli uomini o il diavolo stesso, per quanto male voglia di compiere, è sempre uno strumento di Dio, è sempre a Dio sottomesso, e quindi in realtà non c'è creatura razionale o irrazionale, natura, animali, uomini o angeli, che con la propria azione in qualche modo, anche se nel caso delle creature razionali e libere c'è una loro specifica, diciamo, di colpa, ma è certo che tutto ciò che accade, quindi anche queste colpe, anche questi peccati, sono poi ordinati comunque da Dio alla sua gloria, anche perché altrimenti, in caso contrario, Dio in un certo senso sarebbe in qualche misura sconfitto dal diavolo. Dio vince sempre, Dio è sempre il regista e il trionfatore della storia, e questa è la maggiore sofferenza del diavolo, che sa che anche quando perde le anime, in realtà fa la gloria di Dio, perché da quel disastro, diciamo così, che ha fatto, nascerà magari un bene maggiore, che provoca, non so, il luteranesimo oppure un'altra eresia, ma ecco che nasce la Compagnia di Gesù o gli ordini ospedalieri, o nasce, diciamo, un bene che sovrasta il male, che senza questo male non sarebbe nato. Quindi c'è una questo però solo Dio è capace di farlo, cioè non certo deve autorizzarsi a dire, vabbè, ma allora facciamo il male perché dal male possa nascere il bene. È solo Dio che è in grado di trarre il bene dal male. Noi uomini, creature razionali e libere, siamo chiamati a fare sempre e solo il bene, e mai neanche minimamente il male.
Allora, ci sono tante altre domande, forse un po' troppe rispetto a quelle che, a cui potremmo rispondere, perché ormai siamo davvero in chiusura. Comunque vorrei ricordare a tutti, non solamente ai presenti che sono qui, ma ai 100, ben oltre i 100 che sono in diretta su YouTube e su Facebook, che lunedì 13 marzo alle ore 18:30 di nuovo Roberto De Mattei sarà in diretta con noi, quella volta sarà da Roma e non sarà qui in presenza nella nostra sede, e potrà rispondere alle domande che eventualmente non riusciamo a concludere oggi. Ce n'è una brevissima che sintetizzo io di Lara May, che sostanzialmente dice che le apparizioni per lei sono una cosa da suscitata dal demonio, sono la rovina della fede virile. Beh, se così fosse, il buon Dio non avrebbe permesso le apparizioni, non avrebbe, che sono una confermata. Ci sono apparizioni ed apparizioni, probabilmente esistono anche apparizioni che confondono le idee, apparizioni diaboliche, però quando parliamo di Lourdes, della Madonna che a Lourdes si manifesta come io sono l'Immacolata Concezione, quando parliamo di Fatima, quando parliamo della Madonna che a Rue du Bac nel 1830 consegna la medaglia miracolosa, quando parliamo delle rivelazioni del Sacro Cuore di Nostro Signore a Santa Margherita Maria Alacoque, e qua parliamo di apparizioni ufficiali riconosciute dalla Chiesa, che hanno alimentato la vita di tanti santi, che hanno, grazie a cui sono nati ordini religiosi, che hanno provocato delle conversioni, e quindi dobbiamo accogliere con rispetto, perché non c'è fede autenticamente virile che non si pratichi in ginocchio, con un atteggiamento, cioè non in piedi a tu per tu con Dio, ma con un atteggiamento di umile e profonda sottomissione e dipendenza di colui che è il creatore, il Signore del cielo e della terra e a cui tutto è ordinato. Una pratica che consiglio, forse qualcuno conosce Don Dolindo Ruotolo, autore di una bella, diciamo, di preghiera che si riassume in questa formula, la formula del pensaci tu, che non è altro che un atto di supremo abbandono alla Divina Provvidenza. Nei momenti di difficoltà, di disorientamento, di problemi, di turbamento, ecco, basta questa frase rivolta al Signore, pensaci tu, per abbandonarci nelle sue mani e per diciamo, cantare quello che è il grande poema della Divina Provvidenza che regola le cose del mondo. Sì, e c'è Anna Maria Vismara che dice: buonasera, grazie, una domanda, a suo parere esiste una parte ancora non rivelata del messaggio di Fatima, magari un castigo di Dio? Non posso dirlo, non posso saperlo, cioè non ho, diciamo, nessun elemento che mi provi che sia così. Ci possono essere dei sospetti, diciamo, delle domande, quindi la mia risposta è possibile, ma non ho nessuna prova per affermare che sia vero. E mi sembra che ciò che di Fatima sappiamo, cioè un messaggio, come sappiamo, diviso in tre parti, detti i tre segreti, il primo, il secondo e il terzo segreto, è un messaggio già così forte, così significativo, così importante, che è un messaggio attorno a cui si può costruire tutta una vita spirituale. Ci deve bastare, perché qualche volta dobbiamo anche respingere una certa tentazione di cercare sempre quello che non sappiamo, quello di cioè se si affermano tante false rivelazioni che poi rischiano di oscurare quelle vere, è proprio perché è diffusa una mentalità chiamiamola dietrologica nel campo delle rivelazioni e anche in altri campi. Eh sì. E
Ce n'è un'altra di padre Vittorio Succurro. Cosa dovremmo fare concretamente, la Chiesa in primis, noi presbiteri, per evitare il castigo dell'umanità intera? Ed è l'ultima domanda anche che facciamo, perché ormai il tempo è concluso. Questa di questo sacerdote, padre Vittorio Succurro. Cosa fare per evitare il castigo dell'umanità? La Madonna ha chiesto due cose esplicite, che sono la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, ma questo l'ha chiesto ai papi. Ha chiesto anche la pratica della devozione dei primi sabati del mese. Questa devozione è poco praticata. Io credo che laici, religiosi, certo vescovi, se fosse possibile, cardinali, insomma, ci dovrebbe essere un grande impegno del mondo cattolico per diffondere la pratica dei primi sabati del mese. Ma al di là di questa pratica, e parliamo però di pratiche non puramente formali, esteriori, ma è una pratica che la Madonna ha raccomandato e che quindi ha un forte significato, quello che importa è quello che la Madonna ha chiesto a Fatima e quello che l'angelo nel terzo segreto ripete tre volte: penitenza, 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 è la penitenza. Ma quando parliamo di penitenza non dobbiamo tanto riferirci o pensare a delle forme di penitenze fisiche che possiamo, diciamo, infliggerci. La penitenza è prima di tutto il pentimento, ma il pentimento presuppone prima di tutto la consapevolezza dei peccati commessi non solo da ognuno di noi individualmente e privatamente, di cui dobbiamo pentirci, ma anche dai peccati commessi dalla società, commessi dalle nazioni, dall'umanità intera. Ci dovrebbe essere su questi enormi peccati collettivi, come quello dell'aborto, è su quello che ci dovrebbe essere un solenne pentimento pubblico. E questo è il primo atto, diciamo, di penitenza a cui la Madonna, diciamo, ci chiama. Se questa penitenza pubblica, collettiva, mancherà, il castigo è inevitabile. Ma il nostro problema non deve essere quello di evitare il castigo, perché il castigo può essere anche purificatore e misericordioso. Il vero problema è prepararci al castigo. E come prepararci a questo castigo? Coltivando almeno in noi questo spirito di pentimento e di penitenza, queste pratiche che oltre ai primi sabati del mese, ricordiamo che la Madonna raccomanda il rosario come strumento, diciamo, di battaglia. E quando parliamo, diciamo, di penitenza, la penitenza è una forma di, diciamo, di sofferenza. Ricordarci anche che una forma privilegiata di sofferenza è l'impegno militante, è la lotta, è il combattere la buona battaglia, ognuno secondo le proprie possibilità, nella propria famiglia, con i propri talenti intellettuali, con le preghiere, come possibile e ovunque possibile, cioè rifiutare quella tentazione catacombalista che consiste in un certo senso nel ritirarsi a vita privata e pensare: vabbè, Dio ci penserà se ci sarà un castigo. No, ecco, siamo attori che svolgono una parte importante sul grande palcoscenico della storia, e questo palcoscenico della storia è contemplato in cielo dagli angeli e dai santi che tifano per noi, che tifano per coloro che in questo momento sono fedeli. Con questa nostra piccola conferenza, con questa nostra, diciamo, trasmissione, le persone anche che in questo momento mi fanno queste domande, non stiamo perdendo il nostro tempo, ma stiamo facendo qualcosa di buono, di importante, di gradito, diciamo, a Dio. E uno potrebbe dire: beh, ma è una piccola cosa, ben altro ci vorrebbe. Ma Dio non guarda la quantità, guarda, diciamo, la qualità, l'intensità degli atti, ed è per questo che iniziative di questo genere sono iniziative importanti. Io ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare, di dialogare con me,
Potranno, chi volesse, avere un colloquio anche, diciamo, diretto attraverso il sito della Fondazione Lepanto, può, diciamo, contattarci, ma soprattutto trovandomi in questo momento in una libreria ospite di un editore, quindi non solo perché il libro è mio, ma proprio perché c'è qui un editore che coraggiosamente lo ha stampato, io raccomando anche la lettura, diciamo, di questo libro che mostro ancora una volta, sì, Dio sì. castiga il mondo. Ecco, e tra l'altro solo per oggi, beh, ovviamente per chi è in sala, ma anche per chi è online, se andate sul nostro sito www.fedecultura.com, solo per oggi, non aspettate che sia domani, oggi, entro questa sera, entro mezzanotte, lo avrete scontato abbastanza, in modo che vi incoraggio a prenderlo, leggerlo e a diffonderlo, magari darlo anche in mano a qualche sacerdote che forse ne può trarre molto beneficio anche per la sua predicazione. Quindi anche i sacerdoti che sono presenti, leggetelo, fatelo leggerlo, distribuitelo, perché è il modo migliore per salvare tante anime dalla tentazione di cadere davanti al peccato. Ecco. Quindi ringraziamo il professor De Battei Grazie. per la sua bellissima conferenza. Un applauso, grazie. Ma soprattutto ringraziamo il Signore e la Madonna che ci hanno dato questa occasione di stare insieme e li ringraziamo dicendo un gloria in latino, così vale doppio, perché tutto quello che noi facciamo sia a maggior gloria di Dio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Grazie a tutti, arrivederci e alla prossima. Ci vedremo allora lunedì 13 con il professor De Mattei alle ore 18:30 online sempre su YouTube. Grazie, arrivederci.